marmo eterno e dura per sempre, possiamo dirlo, come lo scudetto 84-85 del Verona. Sono passati un po' di anni, perciò sì, penso che le farà ancora. Ancora bello comunque a distanza di tanti anni, come ha detto lei, ricordare quel momento storico anche oggi. Beh, è Verona è stata un ricordo per tutti, non solo io. È uno scudetto che ha fatto la storia, un campionato che ha fatto la storia, tornando al Verona dei giorni nostri, sono passate 6 giornate di campionato, bisogna avere comunque tanta fiducia anche perché il campionato appunto è appena all'inizio, c'è tempo per rimediare, c'è tempo per migliorare. Eh sì, io ho visto le due partite, però all'inizio del campionato tante volte può andare male e dopo riprendersi c'è più ancora più soddisfazione. Anche perché è una squadra molto giovane e anche da questa prima parte di campionato poi verso il futuro si può sempre crescere. Sì, direi che forse essendo giovani non sono abituati a certe cose e che devono abituarsi anche a quelle. Mister Bagnoli, il Verona, come diceva prima Alberto, il campionato è appena iniziato, però è chiaro che aver fatto solo un gol su rigore, ancora nessuno su azione, fa temere un po' i tifosi per questo avvio di campionato un po' troppo difficile. Sì, è chiaro che a volte c'è la fortuna di partire subito in tromba, come si dice, no? E invece ci sono delle volte che si parte in una maniera, insomma, però dopo pian pianino la squadra trova i passi giusti e se è buona fa strada. La qualità alla lunga emergerà quindi? Penso di sì. Pazzini è partito in panchina, adesso pare che sia tornato titolare. Lei da fuori come ha vissuto appunto questa situazione? Ma guardi, io adesso ormai è anni che sono fuori e non conosco più i giocatori, una cosa e l'altra. Pazzini lo conosco perché l'ho visto, insomma, perciò Pazzini è uno dei centravanti più bravi che ci sono, insomma, io penso. E perciò io penso che troverà il passo. Quindi consiglio da allenatore a un altro allenatore attuale, a Pecchia, lei consiglierebbe di ripartire proprio da Giampaolo Pazzini? Ma io non mi sento di dire per certe cose perché non conosco insomma, perché adesso non seguo più le dinamiche e quant'altro, certo. Conoscere le persone, insomma, niente, guardo il Verona e vedo l'insieme del Verona, insomma, ecco, adesso non ha il passo giusto, però nulla toglie che possa trovarlo. Quindi lei da tifoso del Verona qual è? È fiducioso? È speranzoso ancora? Io tifoso, sì, poi anche con la speranza che ho, perché so che nel calcio tante volte si può partire bene e arrivare male, però si può partire anche male, però arrivare bene. Domenica si va a Torino, nell'anno dello scudetto, una trasferta che lei ricorderà molto molto bene, immagino. Ah sì, beh certo, sì, poi adesso il Torino anche lui non è che sia ha perso male il derby. Insomma, perciò vede, ci sono certe cose che devi conoscere.